L'Expo è qualcosa di importante per l'Italia, un'importante vetrina, un'occasione di incontro dove gli obiettivi dello sviluppo, che sono la cosa che a me interessa in particolare nella qualità di presidente dell'IRFIS, che si possano creare delle occasioni di sviluppo per questa terra e anche evidentemente e principalmente di occupazione. Io l'avrei strutturata diversamente. Ritengo che siamo stati leggermente trascurati nella organizzazione dell'evento. Avrei probabilmente diviso l'Italia in tre aree: il nord, che è il motore dell'economia, il centro avrebbe dovuto avere qualcosa, la parte del meridione sicuramente doveva essere presa in considerazione, perché altro mostrare fotografie che sicuramente è tradizioni e cultura di cui la nostra terra è ricca, altro invece è fare vedere realmente le persone, fare vedere alle persone quello che questo territorio può esprimere. Per cui sarebbe stato più opportuno nella organizzazione dell'evento quella di creare delle condizioni perché i territori vengano vissuti più che visti. Per quanto riguarda l'organizzazione, sicuramente tutti i settori di cui la Sicilia è eccellenza, quale può essere il turismo e l'agricoltura, sicuramente sono in particolare effervescenza perché cercano di creare spazio e dare della Sicilia un'immagine che possa essere in sintonia con il territorio intero dell'Italia. Il ruolo dell'IRFIS è quello di essere una finanziaria e l'IRFIS propone e cerca progetti che possano portare sviluppo in questa terra e li finanzia. Stiamo lavorando ad un progetto di IRFIS che possa creare nuove possibilità di sviluppo attraverso lo strumento del Capital Venture. Si partecipa ad un progetto, ad una vita di una società, per i tempi necessari all'avviamento, poi l'IRFIS ha svolto la sua funzione, va via evidentemente avendo avuto di ritorno le somme che ha erogato, che ha finanziato. Stiamo cercando di realizzarlo attraverso la modifica dello statuto e delle regole che attualmente vigono in IRFIS, che è importante che vengano modificate, altrimenti questo strumento sarebbe monco.